Ridefinire per il 2017 la riduzione delle risorse trasferite ai comuni per il trasporto pubblico urbano nell'ottica di avviare e completare quanto prima il percorso che porti all'efficientamento del servizio e alla sua effettiva sostenibilità. È questo l'impegno assunto dal presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, e dall'assessore Pierpaolo Nanni durante l'incontro che si è tenuto a Palazzo Vitale con i sindaci di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino e le organizzazioni sindacali. Al centro del confronto le difficoltà riscontrate dalle amministrazioni locali per il mantenimento del trasporto pubblico urbano alla luce delle indicazioni introdotte con la legge di stabilità per un taglio complessivo del 30% al settore. Particolare attenzione nel corso dei lavori alla vertenza SEAC della città capoluogo per gli 8 annunciati licenziamenti. Come regione siamo gli unici in Italia, partecipiamo in maniera sostanziosa, continuando a coprire completamente i costi per il servizio, hanno puntualizzato il presidente e l'assessore, che hanno poi continuato. Nonostante direttive diverse al riguardo, ci siamo tenuti al di sotto del tetto fissato della norma, continuando ad assicurare risorse al settore per il 75%. Dunque, spiragli di luce per gli 8 dipendenti della SEAC, che entro la fine di marzo si troverà una soluzione definitiva, ma già da lunedì il comune di Campobasso garantirà il servizio per il prossimo mese, come quello offerto lo scorso anno.